Ciao ragazzi, sono nel mio gazebo magico, questo è il mio nuovo libro, Fiabe magiche da recitare, edito dalla Incontri Editrice, distribuito da Librerie Coop, e intanto vi leggo una fiaba. Voi sapete che potete ascoltare le mie fiabe anche su Rai Radio Kids, ora anche in LIS, su Rai Accessibilità. E questa è una fiaba molto molto bella, vi faccio vedere l'illustrazione, che è una delle illustrazioni che preferisco del libro, e si intitola La principessa incantata. C'erano una volta tre principi coraggiosi. Un giorno arrivò un araldo dal regno vicino che disse: «Udite, udite, la nostra amata principessa è vittima di un terribile incantesimo. Esmeralda, la più bella principessa del mondo, è stata rapita da un mago potentissimo e chiunque vorrà liberarla dovrà superare tre prove. Il nostro grande re, angustiato per la sua unica figlia, promette la mano della principessa Esmeralda e metà del suo regno a chi avrà la forza ed il coraggio di superare le tre prove e liberare la principessa». I due principi più grandi si guardarono e dissero in coro: «Lo salverò io, lo salverò io!» Poi si misero a correre verso le stalle per sellare i cavalli e partire all'avventura. Il più giovane, che era il più timido e sensibile di tutti, seguì i fratelli a piedi e, siccome era veloce, riuscì a raggiungerli nei pressi di un formicaio. I due maggiori stavano mangiando e bevendo le loro provviste e per gioco volevano buttare all'aria il formicaio per vedere queste piccole formichine andare qua e là impaurite e portar loro via le uova. Ma il più giovane disse: «Lasciate in pace quelle formichine, come potete gioire della loro disperazione?» Allora i due maggiori si convinsero e tutti e tre proseguirono il cammino. Giunsero ad un lago dove nuotavano 12 belli anatroccoli. I due fratelli volevano catturarne un paio per farli arrostire, ma il più giovane disse: «Lasciate in pace quegli anatroccoli, non tollero che facciate loro del male!» Infine giunsero ad un alveare dove c'era tanto miele che colava sul tronco. I due volevano appiccare il fuoco all'albero per soffocare le api e prendere il miele, ma il più giovane tornò a tenerli lontani dicendo: «Lasciate in pace quelle api, potete sopravvivere anche con le nostre provviste, non potete uccidere solo per avere un po' di miele». Al tramonto i tre fratelli arrivarono al castello dove si diceva che fosse tenuta prigioniera la principessa Esmeralda, la principessa più bella del mondo. Nelle scuderie c'erano soltanto dei cavalli di pietra e non si vedeva anima viva. Così attraversarono tutte le sale finché giunsero ad una porta con tre serrature, ma in mezzo alla porta c'era uno spioncino attraverso il quale si poteva vedere nella stanza, al che videro un omino grigio seduto ad un tavolo. Lo chiamarono una, due volte. «Ehi, omino, che dobbiamo fare?» Ma egli sembrava non sentire. Infine lo chiamarono per la terza volta. «Ehi, omino, rispondi! Quali sono le prove da superare?» Solo allora quello finalmente si alzò. Uscì dalla stanza e fece loro segno di seguirlo, senza dire neanche una parola. Li condusse ad una tavola riccamente imbandita e, quando ebbero mangiato e bevuto, diede a ciascuno di loro una bellissima camera da letto. Al maggiore la camera rossa, al secondo la camera gialla e al più piccolo la camera blu. Il mattino dopo l'omino andò dal maggiore, gli fece un cenno con il capo e lo portò davanti ad una grande pietra, sulla quale erano incise le tre imprese che si dovevano compiere per liberare la principessa. La prima consisteva nel cercare le 1000 perle d'oro della collana della figlia del re, nascoste sotto il muschio nel bosco, ma se al tramonto ne fosse mancata anche solo una, colui che l'aveva cercata sarebbe diventato di pietra. Il maggiore andò e cercò per tutto il giorno, ma al tramonto ne aveva trovate soltanto 100. Così accadde ciò che diceva la lapide ed egli fu tramutato in pietra. Il giorno seguente fu il secondo fratello a tentare l'avventura, ma purtroppo non fu più fortunato del primo. Trovò infatti solo 200 perle e anch'egli si pietrificò. Infine fu la volta del fratello più piccolo. Si mise a cercare fra il muschio, ma era così difficile trovare le perle e ci voleva così tanto tempo. Allora sedette su una pietra, pieno di angoscia. Mentre se ne stava lì, arrivò la regina delle formiche, alla quale egli aveva salvato la vita nel bosco. Lo accompagnarono 5000 formiche e non trascorse molto tempo che le bestioline trovarono tutte le perle, riunendole in un mucchio.
Quando l'omino grigio arrivò, il principe aveva con sé le 1000 perle della collana della principessa Esmeralda. Non ne mancava neppure una. Così l'omino gli fece anche segno di seguirlo e gli mostrò la seconda lapide, con incisa la seconda prova. Questa consisteva nel ripescare dal lago la chiave che apriva la camera da letto della principessa. Quando il giovane arrivò al lago, gli anatroccoli che aveva salvato accorsero in suo aiuto e ripescarono la chiave dal fondo del lago. Il giovane principe, al colmo della felicità, ringraziò tutti gli anatroccoli e tentò di parlare con l'omino grigio. «Omino grigio, vi prego, liberate i miei fratelli dalla pietra». Ma l'omino restò muto e lo condusse solo davanti alla terza lapide, dove si trovava la terza ed ultima prova, che era anche la più difficile. L'omino portò il principe nella camera della principessa e gli usò la chiave ripescata dagli anatroccoli per aprirla e vide 3 letti identici con 3 figure dormienti completamente coperte di seta candida. Anche le loro teste erano coperte e non v'era modo di capire chi o cosa fossero. La lapide diceva che il principe avrebbe dovuto riconoscere la principessa. Solo allora ella sarebbe stata libera dal terribile incantesimo. Ma le 3 figure erano immobili e nulla, neppure un minuscolo dettaglio, poteva far comprendere quale delle 3 figure coperte potesse essere Esmeralda. Proprio mentre il giovane stava per abbandonare le speranze, udì un ronzio ed ecco giungere in suo aiuto la regina delle api che il ragazzo aveva protetto dal fuoco. Ella si avvicinò alle 3 figure, ronzò sopra tutte loro più e più volte ed infine si soffermò sopra la figura di centro. Allora il principe decise di tentare la fortuna per l'ultima volta, ringraziò di cuore la regina delle api, si avvicinò al letto al centro ed indicò la figura sdraiata lì sopra. Allora l'omino grigio parlò per la prima volta e disse: «Figura di centro, rivelati!» A quel punto le figure laterali si svelarono. Erano 2 terribili draghi che uscirono dalla finestra facendo fuoco e fiamme. In quel momento ogni incanto svanì. La principessa si risvegliò come da un lungo sonno ed il principe la aiutò a liberarsi dai metri di candida seta che la ricoprivano. Ogni abitante del castello o cavaliere che avesse mai tentato di liberare la principessa ed era stato trasformato in pietra come i 2 fratelli maggiori furono liberati, tornarono vivi e vegeti e parteciparono alla gioia e ai festeggiamenti per il matrimonio del principe con la bellissima Esmeralda. I 2 fratelli maggiori erano un po' gelosi, è vero, ma in fondo il principe aveva salvato loro la vita e senza di lui sarebbero ancora 2 statue di pietra. La principessa Esmeralda si rivelò non solo essere la più bella principessa che si potesse immaginare, ma soprattutto una giovane buona e compassionevole, con un grande amore per la vita e coraggiosa come il suo salvatore. Così Esmeralda ed il suo principe vissero felici e contenti per il resto dei loro giorni. Questa era la principessa incantata dalle fiabe da recitare. It's a